Ben tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 17 con il Road to Division 1. Ragazzi, siamo prontissimi ad andare oggi a giocare per la divisione 9, dove abbiamo vinto 2 partite su 2 momentaneamente. Quindi abbiamo 6 punti. Se oggi ne andiamo a vincere altre 2, praticamente ci assicuriamo già la promozione in divisione 8. E in più ci rimarrà un punto solamente per ottenere il titolo. Quindi ragazzi, noi adesso andremo a giocare sempre con questa squadra, perché ovviamente non andrò a potenziarla, visto che ancora non abbiamo vinto la divisione. Non abbiamo modo di potenziarla, perché qua ce l'avrei tanta bella robetta da mettere. Però sinceramente momentaneamente non voglio esagerare, ci andiamo ad aumentarla gradualmente. Ragazzi, mi raccomando, un bel pollice in su, ovviamente per supportare la serie del Road to Division 1. Anche perché poi, a breve ragazzi, quando usciranno appunto giocatori un po' più forti o cose varie, per quanto riguarda il Road to Glory, il Road to Top Italian Team, oppure altre sfide tipo della Palo Challenge, no, la Palo Challenge forse no, ma tutte queste sfide che richiedono tanti giocatori e tante forme fisiche, nel senso giocatori in forma, tots, quello che sia, vorrei appunto aspettare un bel po' prima di portare Road to Glory, Road to Top Italian Team, perché vorrei aspettare giocatori molto più potenti e belli in forma. Momentaneamente ci facciamo Road to Glory, ci facciamo i Draft Challenge, potremmo iniziare la Palo Challenge, che comunque quella è una serie che mi sta richiedendo tantissimo, quindi veramente vi ringrazio, perché quella serie la inizierò senza dubbi, ragazzi. Cioè, ve l'ho detto, quella serie la facciamo assolutamente, ma momentaneamente dedichiamoci a questo. Un bel like ragazzi, mi raccomando, per questo video. Ci vediamo subito sul nostro primo avversario. Ok ragazzuoli, siamo qua pronti per questa prima partita. Vediamo l'avversario, che squadra ci mette a confronto. Un'ottima serie A ragazzuoli, c'è una bella serie A molto anche bella potente, raga. Mi piace. Questa è una bella sfida. Ed eccoci qua ragazzi, si scende in campo, palla subito al nostro avversario. Vediamo di portarci a casa questa vittoria, ragazzi. Ci portiamo a 9 punti per questa divisione, che non sono male, anzi, se ci prendiamo 9 punti siamo molti più sicuri per quanto riguarda la promozione. Partiamo subito con... ok, peccato un po' per il lag, mi spinge in un modo incredibile. Dai che bellissima! È bellissima! Madonna, abbiamo preso... Non ci credo! Porca miseria! Mamma mia, che peccato! Oh, ma che traversa, signori, Porco Giuda! Aia! Porca miseria, meno male! Al 29esimo abbiamo rischiato di prendere un gol, raga! Dalla al centro... abbiamo presa noi, ok, via sta palla, grandissimo, dai Gomez, no, là, e darla su che c'è Rodrigo, mamma mia, ma perché fanno come gli pare a volte, gli dico di darla su, la dar, boh, vabbè, ancora Muniain, wow, guarda che me so cagato qua, per non darla sopra ragazzi, perché ci stava sopra, però non volevo fare il gol della merda. Non so perché non volevo fare il gol, infatti sono stato stupidissimo, perché se era al posto mio lui l'avrebbe fatto senza dubbi. Vediamo, poi c'è un calcio d'angolo dell'avversario al 52esimo. Che cosa era sta cosa? Che cavolo era? Ah, rigore, signori. Cartellino giallo, anzi è entrato sul cartellino giallo, amico mio. Mo speriamo ovviamente di non cagarcelo, regà, il gol. Mannaggia, mi sei i rigori, non li voglio. Ma porco due, che missile! Porco Giuda, che missile che ha tirato Rodrigo, raga! Porca miseria, che missile! Mamma mia, che missile! Porco Giuda! Attenzione! Questo doveva entrare! Questa doveva entrare, raga! Qua doveva entrare, ho sbagliato io, cioè! La doveva entrare assolutamente. No, ma un po' più indecisi, mi raccomando. Meno male che c'è il difensore. Cioè, se sono scambiati o scettro. No, ci faccio te, no, ci vado io, no, ci te, no, ci vado io. Buh. Gli stavamo a regalare un'azione incredibile. Eccolo! 2-0, ragazzi. E qua ci sta proprio. Andiamo sotto la curva. Non sa manco lui che sta a fa. Non lo sa neanche lui. Ma va bene così. Stiamo a fuoco così, non si sa mai. Pensavo tutta la telecamera strana. A me sembra fatto... no, mi ha fatto un gol classico. Pensavo avesse fatto un fancy shot o qualcosa. No, mi ha fatto un gol classico. 2-0 per noi. Eccolo! Ma dai, Rodrigo! Ma dai! Non riesco a farti segnare come dico io. Che sfiga. Guarda, lo sapevo che andavi qua.
Lo sapevo che era Davi qua. Ecco, attenzione. Attenzione! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, 82esimo. Ah, pensavo che era nostra. Pensavo fosse calcio d'angolo, invece no, ci hanno perculato e niente calcio d'angolo per noi. Dai che è nostro, Rodrigo. Ah, ci ha fregato qua. Poi io faccio una cosa. Di potenza. Porca miseria, che stiamo a fa'? Mamma mia, che gol stiamo a fa' con Rodrigo, raga. Finisce, ragazzi, finisce qua la partita. Un bel 2-0, secco e conciso. Con Rodrigo un altro po' famo un gol sotto a barriera in un modo incredibile. Stiamo a fare una cosa bellissima. Quindi, altri 3 punti per noi per questa divisione e ci portiamo a 9 punti, raga. 9 su 10 per essere, diciamo, promossi nella stagione successiva. E 13 punti per vincere appunto il titolo. Quindi adesso ci abbassa anche un pareggio e siamo promossi comunque alla prossima divisione. E ci siamo, ragazzi, con la seconda partita. Vediamo che avversario abbiamo. Attenzione! Bella, bella squadra, ragazzi. E si parte, allora. E partiamo immediatamente. Si parte immediatamente. Dammi qua, dove vuoi andare? Stiamo subito a carmi. Ma a me abbassa un pareggio, Però ovviamente se vinco non è che mi dispiace. Ecco, già iniziamo male, che questo già mi sta iniziando e mi sta andando troppo sotto la porta per questi miei, Quindi ok, teniamoci bene qua. Bellissimo. Ancora Adrian! E va a segnare, ragazzi, e facciamo la dub. 1-0 per Giocherigno al 9° minuto di gioco. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, queste prime divisioni comunque sono semplici, E anche è vero quello che le prime divisioni sono sempre le più semplici. Poi quando arrivi alle successive, dalla sesta, quinta in poi, inizia il delirio, gli incazzamenti e non so che cosa. Da tutto e di più. Bella, ancora è passato di nuovo. Madonna, che briscola! Che briscola ha tirato! Andiamo al centro. Oh, di testa l'ha presa! Guarda che ti fermo prima o poi, È inutile che corri, che vai e dici che c'è 96 di velocità. Vai, ragazzi, vai, non lo facciamo tirare, non lo... Urca! Bello, bellissimo, anzi! E questo? Mattacci de Pippo! Mortacci de Pippo, che palo, raga! Madonna, io sono sicuro che se faccio la palo challenge, io tutti sti gol, sti pali traversi e croci mi sogno. Ma sono proprio sicuro, raga. Ma guarda, c'ho una certezza dentro che è qualcosa di incredibile. Si viaggia, Si viaggia con Adrian. Ma perché non vanno a riprendere e rimangono fermi? Ma di quale droga vi fate voi? Mamma mia, che gli abbiamo torto, raga. Comunque sto notando che ci sta un po' di lag nei comandi, nel senso c'è un po' di ritardo, perché sto premendo tasti da 4 ore e mezza, ma arrivano proprio tardi. Ma molto tardi. Ok, abbiamo preso il pallone. Il lag mi sta mettendo un po' i piedi bastoni fra le ruote, raga, Lo sto sentendo veramente un po' in difficoltà con sto cazzarola di lag, che non fa le mosse che dico io, me le fa dopo 40 minuti, vai. Dai. Buono. Ce ne andiamo giù, signori. Tutto da solo. Oh, mamma mia! Ragazzi, questo ce lo meritiamo anche con un gran bel like. Dovete lasciarlo assolutamente, immediatamente. Grande. Abbiamo fatto una bella cosa qua, raga. Olè! E voilà! Un gran bel tiro e una grande bella finta. Ci siamo smarcati il giocatore con un modo veramente scissionato. Proprio la franchise ce lo siamo smarcati. Proprio così con le petit me. Non so che cazzo ho detto la piccola, non so che cosa. Bello de zio, bombissima! E va a segnare il 3-0, ragazzi. Andiamo a chiudere sta partita, a chiudere questa divisione 9. E andiamo ufficialmente in divisione 8, signori, perché tanto non possiamo perdere. Anche perché se perdo da 3-0 me licenzio praticamente. Bello! Come ce ne siamo andati? Peccato, potevo darla sotto, ma ragazzi, non mannava di rifarlo il gol strano. Tanto ormai comunque stiamo 3-0, Non è che abbiamo bisogno di fare gol quelli un po' così. Shue. E ce l'ha fatto. Comunque, non è peccatino, ma vedo il gioco a scatti, raga. Sto vedendo il gioco a scatti, ma non è adesso il gol, lo sto vedendo già da un po'. Speriamo che non sia la mia connessione.
Me l'ha ripassata avanti, ragazzi, non gli ho detto niente. Vedi che va scatti? Cioè, raga, vedete che sta laggando? Speriamo che non è la mia connessione. Dai che stiamo soli. Dai che stiamo soli. 4-1, ragazzi. Andiamo a fare i gol. Che qua la situazione con sto lag la sto vedendo alquanto brutta, raga. Sta laggando la partita. Non vorrei che dovessi andare a perdere la partita all'ultimo. Mi ero del culo, quindi... Vai, bella Rodrigo, va a fare il golletto. Mettiamoci al sicuro, raga, perché la sento veramente molto più lento il gioco. È totalmente cambiato. Non so se è la mia connessione, se sono i server o se è l'avversario che fa laggare. Non lo so, ma meglio metterci al sicuro perché sento veramente la difficoltà. Dai, Rodrigo, io famo il gol, come dico io. Tipo così! No, così no, devi darlo tipo di esterno. Però vabbè, dai, se questo sarà quitta, ci facciamo solo che un favore. Ci fa risparmiare anche perché c'è i giocatori che sono praticamente svenuti. Non quitta, ci fa perdere tempo, grazie. Ah no, ha quittato, pensate che lag che ci può sta. Buono signori, abbiamo vinto anche questa partita. Quindi siamo ufficialmente in divisione 8. Vabbè, queste prime due divisioni sono state semplicissime. Peccato per quel pareggio alla divisione 10, raga, perché solo stava a 8 partite di fila vinte sul Road Division 1. Sarebbe stato veramente qualcosa di spettacolare. Comunque ragazzi, abbiamo vinto questa partita, abbiamo disponibili 3 potenziamenti, visto che tanto siamo ufficialmente in divisione 8. Io giocherò la partita da solo, quella per il titolo, vediamo se riesco a vincere senza farvela vedere, perché sennò non c'ha senso. O se no ragazzi, mi fate sapere qua sotto voi nei commenti se volete vedere la partita anche per quanto riguarda la vittoria del titolo, ce la facciamo senza problemi. Siamo a 8 vittorie e un pareggio, anzi scusate se non stavamo a 9 vittorie, quindi bene così. Ragazzi, io vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentate, condividete questo video, passate alla pagina Facebook, Instagram, shop online, tutto in descrizione. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Noi ci vediamo domani con le 14:19, sempre con un nuovo appuntamento, con un nuovo video. Ci vediamo domani, ciao signori.